Buonasera a tutti quanti, signore, signore, signorine, bambini, anziani e quant'altro. Siamo alla 12ª trasmissione di che cosa stiamo parlando e questa volta abbiamo fatto una scelta di campo particolare, nel senso che non c'è un argomento perché l'argomento è una lettura. È una lettura di un brano che ha il carattere, secondo me, della comicità e quindi è ambientato in un periodo prenatalizio, quindi ci siamo, insomma. Parliamo di un autore che prevalentemente è un poeta. Si chiama Dylan Thomas, nato nel 1914, morto prematuramente nel 1953, è un autore gallese del sud del Galles, nato a Swansea, a 16 anni abbandona la scuola, mi sono preso giù due righe giusto per introdurlo, a 16 anni abbandona la scuola per diventare un giovane reporter del South Wales Daily Post. Nel 1934, a 20 anni, si trasferisce a Londra e ha un rilevante successo con la sua prima raccolta di poesie. Lui prevalentemente ha scritto poesie, ma qui non leggiamo poesie, ma leggiamo un racconto. Uno dei suoi primi racconti giovanili, dove lui cerca di raccontare in maniera abbastanza divertente e tragicomica le vicende che fra l'altro ha vissuto, sono racconti prevalentemente autobiografici. Dunque, Dylan Thomas intanto va ricordato perché il suo nome, Dylan, ha ispirato l'autore dei fumetti, Dylan Dog, lo ha dichiarato l'autore, e anche Bob Dylan, stranamente, lo ha sempre negato, ma nell'ultima sua biografia o intervista ha accennato al fatto che quando scelse questo nome si ispirò anche lui a Dylan Thomas. Questo autore a livello di poesia ha avuto anche molto successo, soprattutto le prime raccolte, e comunque ha anche registrato, è stato uno dei primi che ha fatto dei reading, delle letture radiofoniche per la BBC. Tra il 45 e il 49 ha scritto, narrato oltre un centinaio di programmi radiofonici. Poi si è dato anche alla sceneggiatura, alcuni suoi film non hanno avuto un grandissimo successo, però sono stati scritti da lui, o in collaborazione anche con altri. Nel 1950 si trasferisce in America, i suoi tour, dove fa dei tour di letture delle sue poesie che sono rimasti famosi. Per gli americani era l'archetipo del poeta romantico. Nell'immaginario popolare americano era straordinariamente teatrale, era un forte bevitore, questa è una cosa centrale di lui, purtroppo era veramente alcolizzato, quando si impegnava in dispute ruggenti in pubblico e quando leggeva con la sua cantilena tipica gallese i suoi lavori ad alta voce. Tante volte addirittura saliva sul palco già ubriaco e quindi era anche comico la sua presenza. In questo caso si può dire che la sua vita e le sue scritture sono veramente intrecciate. Quando morì è diventata una figura quasi leggendaria, sia per il suo lavoro ma anche per la vivacità della sua vita. Era religioso a modo suo, sposò una bellissima ballerina, Kathleen McNamara, da cui ebbe tre figlie. La Kathleen McNamara è morta nel 1994, quindi
per oltre 40 anni, insomma, è stata in vita, dopo, era più giovane di lui, era bellissima, una ballerina bellissima. Va bene, e cosa dire di lui, con le sue parole per quanto riguarda la comicità? Egli mette il comico subito dopo la poesia nella scala dei valori letterari. Agli scrittori che ritengono, queste sono sue parole, agli scrittori che ritengono le condizioni del mondo attuale così tragiche da impedire loro la comicità, c'è da domandare quando mai il mondo li avrebbe autorizzati a ridere. In verità uno scrittore comico, tra virgolette, non può aspettare che la società sia comica per far piacere a lui. Per uno scrittore comico la società è sempre buffa, o specialmente nel suo letto di morte. E concludeva: mi aspetto di trovare il riso nei libri, non l'ammicco e il sottecchio, non la risataccia convulsiva delle polpe dorsali, non la gragnuola grandinosa dei commediografi di professione, Poccia Pipe e Cionca Boccali. Non gli strilli annitrenti dei recensori, ma il suono, la vista, l'odore del ridere. Ecco, questa è la presentazione che faccio e vado direttamente alla lettura del racconto che ha per titolo La vecchia Garbo, e qui parliamo di Greta Garbo, che non è che era vecchissima al tempo, questo è stato scritto nel 1930, però insomma già la vecchia Garbo non era più giovanissima. Questo racconto l'ho dovuto per forza, purtroppo, un pochettino tagliare un paio di pagine perché altrimenti non rimanevo nel palinsesto che mi impone Radio Science e anche per non allungare troppo i tempi. Non è facile la lettura e l'ascolto radiofonico, ci proviamo e cerchiamo di trasportarvi con le parole di questo autore, Dylan Thomas, che sono cinematografiche, sono vivide e sembra di essere in quest'ambiente. L'ambiente di riferimento è quello di un piccolo giornale di provincia nel sud del Galles, povero, dove c'erano solo miniere e poco altro, miniere e birra e whisky o gin e poco altro, navi nei porti che trasportavano merci, quindi il lavoro dei marinai e quello dei minatori e poco altro. E quindi una vita anche abbastanza misera e l'ambientazione è tra questo piccolissimo giornale e le bettole che ancora non erano pub, erano osterie anche semi malfamate dove si svolge la storia. Il titolo di questa storia è La vecchia Garbo. Vado a cominciare. Con aria disgustata e posando con precauzione i piedi come se camminasse sulle uova, Mr. Fardi scese le scale scure e strette. Anche senza guardare o sdrucciolare, sapeva già che i ragazzini malvagi avevano gettato bucce di banana negli angoli più bui. E che, arrivata ai gabinetti, avrebbe trovato i lavandini ingorgati e le catene strappate per dispetto. Ricordava le scritte ingiuriose, in dubbio color bruno, sulle pareti e quel giorno in cui la vaschetta era piena di sangue, che nessuno voleva ammettere di aver perduto. Una bambina, salendo di corsa le scale, gli dette un urtone senza scusarsi e gli fece cadere di mano i giornali. Il mozzicone pendente della sigaretta gli bruciò il labbro inferiore, mentre si adoperava inutilmente ad aprire la porta del gabinetto. Da dentro
Lo sentì protestare e scrollare la maniglia. Udii la sua voce lamentosa e cantilenante, lo scalpiccio dei suoi piedi minuscoli calzati di scarpe di vernice, le sue bestemmie preferite, bestemmiava violentemente tra sé, come un minatore avvezzo a pensare al buio, e lo lasciai entrare. «Chiudi sempre la porta a chiave?» mi chiese, andando defilato al muro piastrellato. «Non era chiusa, si era soltanto incantata», risposi. Rabbrividì, abbottonandosi. Era il reporter, Mr. Farr era il reporter anziano, formidabile stenografo, fumatore arrabbiato, bevitore impenitente, faceto, rotondo di viso e di pancia, coi pori del naso che parevano buchi neri. «Devi venire con me una sera», disse lento Mr. Farr. «Ce ne andremo al vecchio pescatore, al porto. Vedrai i marinai che fanno la calza al bar». «Perché non questa sera stessa?» dissi. «All'Lord Jersey ci sono le donne da uno scellino. Vedo che sei fedele alla mia stessa marca di sigarette». Scusate. Sabato era il mio pomeriggio libero. Era già l'una, l'ora di andarsene, e io continuavo a rimanere. Mr. Farr non diceva niente. Fingevo di essere occupato, scribacchiando, e cercavo senza riuscirci di fare la caricatura del profilo da tucano del direttore, Mr. Solomon, e quella del fattorino col naso a patate, che fischiettava stonato dietro le finestre. Scrissi il mio nome, ufficio, cronaca, notiziario del Tave, Galles del Sud, Inghilterra, Europa, mondo. E un elenco di libri che non avevo scritto, Terra dei miei padri, studio del carattere gallese in tutti i suoi aspetti, 18 anni, autobiografia provinciale, Le dame senza pietà, romanzo. Mr. Farr teneva sempre gli occhi rivolti in basso. «C'è gente tanto pigra che non si decide nemmeno a prendersi la sua mezza giornata libera», disse a un tratto Mr. Farr. «Alle 6 al bar della Lampada». Non si voltò né smise di scrivere. Avevo tutta un'ora piovosa davanti a me, da passare in mezzo alla folla. Osservai la coda di gente davanti all'Empire, studiai i manifesti della Nid de Paris, e pensai alle lunghe gambe e alle facce mirabolanti delle ballerine che nei primi giorni della settimana avevo visto andare su e giù per le strade, dandosi il braccio sotto il sole d'inverno. Ricordavo ogni particolare, ne facevo tesoro per la pagina iniziale delle Dame senza pietà, che non fu mai cominciato. Le loro bocche, che parevano ferite scarlatte, i capelli neri come l'ala del corvo, o argentati. Il profumo che usavano e la loro truccatura mi facevano pensare all'Oriente caldo e color cioccolata. I loro occhi erano profondi come stagni. Lola de Kenway, Bab Kirchy, Ramona Day sarebbero state mie compagne per tutta la vita, finché non fossi morto, consunto da una malattia indolore, dopo aver pronunciato le mie ultime elaborate parole. Mi avrebbero seguito sempre e riportato alla mia morta gioventù e alle lontane notti sul corso, tra le vetrine scintillanti e i canti che uscivano dalle porte delle osterie e le sirene dell'Alford, sedute nelle rosticerie tutte avvolte nei vapori, con le borsette in grembo e i lunghi orecchini tintinnanti. Mi fermai per dare un'occhiata alla vetrina, Mi fermai per dare un'occhiata alla vetrina di Nero il Sudicio, il commerciante di chincaglieria, ma era una vetrina innocente, erano visibili soltanto le polverine per sternutire o per grattarsi, le bombette puzzolenti, penne di gomma e maschere di Charlot. Tutte le novità erano dentro, ma io non osavo entrare, per timore di essere servito da una donna, la moglie di Nero il Sudicio, per esempio, mustacchiute con l'aria di saperla lunga, o la ragazza magra dal musetto di cane che vi avevo visto una volta, che ammiccava e sapeva di alghe marine.
Al mercato mi rifornii di patciulli per rinfrescarmi l'alito, non si sapeva mai. La saletta interna delle tre lampade era gremita di uomini anziani. Mister Farr non era ancora arrivato. Mi appoggiai al banco del bar tra un consigliere municipale e un procuratore legale e mandai giù una gran sorsata col desiderio di essere veduto dal mio padre e felice al tempo stesso di saperlo in visita da mio zio. Non avrebbero potuto fare a meno di accorgersi che oramai non ero più un ragazzo. Mi avrebbe mancato di arrabbiarsi per l'angolo spavaldo della mia cicca e del mio cappello e della sfida espressa dal boccale che tenevo stretto in mano. Mi piaceva il sapore della birra, la viva spuma bianca, le sue profondità di lucido ottone, il mondo che appariva d'improvviso attraverso il vetro umido e bruno del boccale, l'ultima mossa del polso, la corsa fino alle labbra del liquido che poi dolcemente scorreva giù nello stomaco. Lo riceveva avido, il sale sulla lingua, la spuma agli angoli della bocca. Lo stesso, signorina, era di mezza età. E uno per lei, signorina, in servizio non è permesso, ma grazie lo stesso. Gradisca. Era questo forse un invito a bere più tardi con me, ad aspettarmi alla porta di servizio da cui sarebbe sgusciata per poi camminare nella notte sulla passeggiata e nella spiaggia sino a una duna soffice dove le coppie giacevano, amandosi sotto ai mantelli, con lo sguardo al faro di Mumbles. Era grassoccia e bruttina, i capelli raccolti in una rete erano di un biondo rossastro e striati di grigio. Mi rese gli spiccioli come una madre che dia al suo ragazzino i soldi per il cinematografo, e per tutto l'oro del mondo non sarei andato a passeggio con lei. Mister Farr scendeva di furia il corso, rifiutando con violenza scatole di fiammiferi e stringhe da scarpe e distogliendo lo sguardo dalla folla miserabile. Sapeva che i poveri, gli ammalati, la gente brutta, gli erano così vicini che sarebbe bastata una sola occhiata di riconoscimento, un solo gesto di simpatia per far che si perdesse tra loro e che la serata si guastasse all'inizio e per sempre. Ah, sei un bevitore di birra allora, mi dice quando mi fu vicino. Buonasera, Mister Farr. Solo per cambiare di tanto in tanto. E lei? Che notte schifosa. Al sicuro tra le pareti di un locale di lusso, fuori dalla pioggia e dalle strade conturbanti e dal pericolo che il passato, i poveri, lo commuovessero, in compagnia di professionisti e uomini d'affari, prese pigramente il bicchiere e lo tenne contro luce. E diventerà ancora più schifosa, disse. Aspetta un po' di essere al vecchio pescatore. Lì sì che c'è l'aria sana. Vedrai i marinai che fanno la calza e le vecchie pescivendole al jersey. Bisogna andare al gabinetto per una boccata d'aria fresca. Mr. Evans, l'amministratore, entrò svelto da una porta laterale, mascherata da tende, bisbigliò la sua ordinazione, poi nascose il bicchiere nel cappotto e lo trangugiò in segreto. Un altro, disse Mr. Farr, e metà per l'amico. Il bar era un locale troppo elegante per sfoggiare decorazioni natalizie, che era il periodo. Un cartello diceva: non sono ammesse le signore. Vi lasciamo Mr. Evans che sorseggiava nella sua tenda. In God Street c'era un gran strillare di bambini e fuori stagione un ragazzo mi tirò per la manica gridando: dammi una salsiccetta per Pasquetta. Donne grasse in berretto da uomo ostruivano le soglie delle loro case e una ragazza di lusso ci strizzò l'occhio alla cantonata, davanti al Vespasiano di lamiera verde in faccia al Carlton Hotel. Entrammo a suon di musica. Il bar era tutto decorato di nastri e palloncini. Un tenore tubercolitico stava al pianoforte. Dietro al banco la graziosa commessa di Leslie Bird teneva testa, protestando, a un gruppo di giovanotti che si sporgevano al di là del banco per vederle le giarrettiere e la invitavano a bere gin col limone e passeggiate solitarie di mezzanotte e madide avventure nelle sale cinematografiche.
Mr. Farr rise ironico nel suo bicchiere, mentre io guardavo invidioso i giovanotti, rendendomi conto di quanto ella apprezzasse il loro modo di fare e della lievità dei colpetti che assestava sulle loro mani, mentre si dimenava orgogliosa della propria gioventù e allegria, spillando la birra dal frusto. «Si vomiterà questa notte», disse Mr. Farr con gioia maligna. Altri giovanotti impomatati, con gli zigomi sporgenti, gli occhi infossati, pallidi e intontiti, con cravatte vistose, giacche a doppio petto, pantaloni larghi e alcuni con in volto i foruncoli della vita di miniera e le mani potenti tutte segnate di cicatrici, stavano, in un generale esultante stato di semi-ubriachezza, intorno al piano a cantare, e il tenore dal petto incavato guidava il coro con la sua voce limpida. Oh, come avrei voluto entrare nel gioco galante e prendere parte a quel canto, unire la mia voce al coro e dondolarmi con gli altri, urlando «Pane del cielo!» con le spalle all'indietro e le braccia allacciate a quelle di Piccola Mosca. Oppure venir trattato da tipaccio e sfacciato tra i frizzi e le occhiate assassine lanciate dietro al banco, nella schermaglia d'amore piena di oscenità e di innocenza, destinata a finire in una bolla di sapone tra la birra rovesciata e le pile di bicchieri. «Lasciamo questi usignoli della malora», disse Mr. Farr. «Troppo chiasso», aggiunse. «Ora sì che andiamo in un posto interessante». Scendemmo lentamente le stradette dello Strand a fianco dell'obitorio e attraversato un vicolo illuminato da becchi a gas dove invisibili lattanti frignavano in coro, raggiungemmo l'ingresso del vecchio pescatore, mentre un uomo, imbacuccato come Mr. Evans, ne sgusciava fuori, sorpassandosi e reggendo nella mano inguantata una bottiglia o un boccale. La sala del bar era deserta. Un vecchio con le mani tremanti stava dietro al banco e fissava il suo orologio a cipolla. «Buon Natale, babbo!» «Buonasera, Mr. Farr!» «Una goccia di rum, babbo!» Una bottiglia rossa tremò nelle mani del vecchio sopra i due bicchieri. «Veleno di prima qualità, figlio mio! Questo sì che ti farà uscire gli occhi dalla testa», disse Mr. Farr. La mia testa ferrea rimase alta e ferma. Non c'era rum da marinai capace di smuovere la roccia del mio stomaco. Il povero Leslie Bird, sorseggiatore di porto, e il piccolo Jill Morris, a cui i disordini del sabato lasciavano segni di bistrò sotto gli occhi, come avrei voluto che mi vedessero ora in quella sala buia e angusta, con le fotografie dei pugili che si accartocciavano sulle pareti umide. «Ancora un po' di veleno, babbo», dissi. «Dov'è la compagnia questa sera? Sono partiti tutti per la riviera?» «Sono nella saletta privata, Mr. Farr. C'è un ricevimento in onore della figlia di Mr. Protero». Nella saletta interna, sotto una ammuffita famiglia reale, una fila di donne vestite di nero, sedute su una panca di legno, con davanti bassi bicchieri di birra scura, piangevano e ridevano al tempo stesso. Sulla panca di fronte, due uomini in maglia da marinaio bevevano con competenza, sottolineando con cenni del capo le emozioni femminili. E sull'unica seggiola in mezzo alla stanza, una vecchia con un cappellino legato con un nodo sotto il mento, un boa di penne e scarpe da ginnastica bianche. Rideva stridula e piangeva più forte delle altre. Ci sedemmo sulla panca degli uomini. Uno dei due portò al berretto, in segno di saluto, una mano piegata. «In onore di chi tutto questo, Jack?» chiese Mr. Farr. «Ti presento il mio collega, Mr. Thomas. Questo è Jack Stiff, il custode dell'obitorio». Jack Stiff parlava da un angolo della bocca, in onore di Mr. Protero. La chiamavano la vecchia Garbo perché non le assomigliava per niente, capito? Circa un'ora fa le hanno mandato a dire dall'ospedale per mezzo di Mrs. Harris Winifred che la sua seconda figlia è morta di parto. Anche la neonata è morta, disse l'uomo che gli stava accanto. Così tutte queste vecchie si sono riunite per consolarla
e hanno fatto una grande colletta per le spese e ora è lei che comincia a ricambiare. Ci ha già offerto un paio di boccali. Vergogna. Il rum nella stanza soffocante bruciava e pungeva, ma la mia testa era ferma come una montagna e sarei stato capace di scrivere 12 volumi prima del mattino e di far rotolare la ragazza del Carlton come un barile per tutta la spiaggia di Thames, quant'era lunga. Da bere alla truppa! Davanti al nuovo pubblico il coro delle donne pianse più forte, dando colpetti sulle ginocchia e sulle mani di Mrs. Portero, raddrizzando il cappellino e tessendo le lodi della figlia morta. Che cosa possiamo offrire a Mr. Protero? Ah no, tocca a me adesso. Ordinate quel che c'è di meglio. Beh, una birra non mi dispiacerebbe, con uno spruzzo di qualcosa, cara. Proprio per l'affetto che avevo per Mergi allora, pensi un po', se ora fosse qui a cantare, una delle rovine, oppure Molly Malone, aveva una voce da cantante di teatro. Oh, Mrs. Harris, la prego, su via, è per fare il coraggio, non bisogna lasciarsi abbattere. Cantiamo un po' tutti assieme, Mr. Protero. La luna sorgeva pallida sulla montagna grigia, il sole scendeva nel mare turchino e col mio amore al puro cristallo andai della fonte, vicino. Mr. Protero cantò. Era la canzone preferita di sua figlia, disse l'amico di Jack Steve. Mr. Farr mi diede un colpetto sulla spalla, la sua mano calava lenta da una grande altezza e la sua acuta voce di uccello scendeva dal soffitto in giravolte stridule. Un sorso di aria aperta, ecco quello che ci vuole per te. Gli ombrelli e i cappellini, le scarpe bianche di tela, le bottiglie e il re ammuffito, il becchino canoro e la rosa di tralì ondeggiavano confusi nella saletta. Due ometti, Mr. Farr e suo fratello gemello, mi guidarono attraverso una pista di ghiaccio fino alla porta e l'aria notturna mi gettò a terra. La serata si svolse rapida. Un muro crollò e fece cadere il mio cappello floscio. Il fratello di Mr. Farr scomparve sotto l'acciottolato. Ed ecco un muro che si avanza come un bufalo. Scansalo, ragazzo mio! Bevi una goccia di angostura, una goccia di brandy, una di Fernet Branca, un po' di acqua minerale. Oi boh, oh tesorino della mamma, chiodo schiaccia chiodo, un altro bicchiere ci vuole. Ti senti meglio ora? Ero seduto su una seggiola di velluto che non avevo mai visto. Sorseggiavo una bibita che sapeva di naftalina e mi divertivo ascoltando una discussione tra Ted Williams e Mr. Farr. Mr. Farr diceva severo: sei venuto qui in cerca di marinai? No, davvero, rispondeva Ted. È per il colore locale che sono venuto. Sulle pareti c'erano avvisi che dicevano: Lord Jersey, proprietario, Teach Thomas. Non sono permesse le scommesse. Combattete la bestemmia. Porco, che Dio si aiuti, che poi l'aiutiamo noi. Vietato l'ingresso a tutte le signore che non siano signore. Che strana bettola, dissi. Avete visto gli avvisi sul muro? Beh, va meglio ora. Mi sento in gambissima. Ecco una bella ragazzina che ti fa l'occhialino, guarda. Ma senza naso. In un batter d'occhio il mio bicchiere si era riempito di birra. Gli fu un colpo di martello. Ordine, ordine! A quel suono, in un altro locale, un direttore di sala senza colletto, col sigaro in bocca, invitò Mr. Jenks a favorire il pubblico con il giglio della laguna. A richiesta generale, disse Mr. Jenkins, silenzio, silenzio, per Katy Sebastopoli. Katy, che cosa ci canti? Katy cantò l'inno nazionale. Mr. Fred Jones ci divertirà con la solita canzonetta sporca. Il coro fu disturbato da una voce baritonale stonata. Riconobbi che apparteneva a me e la soffocai. Un giovanotto con la testa avvolta in un fazzoletto sgargiante, scarpe estive bianche e nere, a trafori e senza calze, ballò finché il pubblico gli gridò: Mabel! Ted, al mio fianco, applaudiva. Che stile! È il Nijinsky della vita notturna. Ecco l'argomento per un buon servizio. Vorrei chiedergli un'intervista. Non mi fa ridere, disse Mr. Farr. Non mi faccia andare in bestia.
Le strade erano spazzate da un vento che soffiava dal porto. Udii la draga chiassosa raschiare il fondo della baia e un bastimento che suonava per entrare in porto. I fanali a gas si inclinavano, facendomi la riverenza. Poi di nuovo il fumo mi rinchiuse tra i muri macchiati di muffa, coi reali d'Inghilterra che strillavano umidità sulla panca delle donne. E Jack Steve mormorò, tenendo davanti a sé la mano ferita che pareva la zampa di un animale. La vecchia Garbo se n'è andata. Le donne tristi e le donne allegre si erano strette in un gruppo. La bambina di Mrs. Harris ha capito male. La figlia della vecchia Garbo sta meglio di noi. La bambina è nata morta. Ora le vecchie vogliono indietro i soldi, ma non riescono a trovare la vecchia Garbo da nessuna parte. Si leccò la mano. Lo so io dove è andata. L'amico disse, in una bettola di là dal ponte. Sottovoce le donne vituperavano Mister Protero. Mentitrice, adultera, madre di bastardi, ladra. Si è pigliata, tu sai che cosa, e non se l'è curata mai. Si è fatta fare un tatuaggio con Charlie. Mi deve 3 pence e mezzo, a me 2 scellini e 10. I soldi che avevo messo da parte per la dentiera, 1 scellino dell'assicurazione per la vecchiaia. Chi continuava a riempirmi il bicchiere? La birra mi scorreva giù dalle guance e nel colletto. Avevo la bocca piena di saliva. La panca girava, la cabina del vecchio pescatore beccheggiava. Mr. Farr si allontanò lentamente, impicciolendosi. Poi il cannocchiale si capovolse e il suo viso con le grandi narici pelose respirò accanto al mio. Mr. Thomas sta per vomitare. Stia attento al suo ombrello, Mrs. Arthur. Reggetegli la testa. L'ultimo tram partì con un rumore di ferraglia verso casa. Mi mancava il penny della corsa. Deve scendere qui. Attento, la collina roteante che portava alla casa di mio padre saliva fino in cielo. Tutti erano coricati. Mi inerpicai sopra un letto navigante su un mare in tempesta. I laghetti della carta da parati si unirono tra loro, risucchiandomi. La giornata domenicale fu tranquilla, benché le campane di Santa Maria, distanti 1 miglio, continuassero a rimbombare a lungo dopo la funzione, nella cavità della mia testa. Convinto, straconvinto che non avrei mai più bevuto in vita mia, rimasi a letto fino a mezzogiorno, ricordando le voci lontane e le forme confuse della città delle 10 di sera. Lessi i giornali, tutte le notizie quella mattina erano cattive, ma un articolo intitolato «Nostro Signore amava i fiori» mi commosse fino alle lacrime e mi colmò di stupore e di contrizione. Mi scusai di non comparire a tavola e a fare onore all'arrosto della domenica col contorno di 3 qualità. Dopo pranzo al parco mi sedetti solo accanto al chiosco vuoto della banda. Presi un pezzo di carta straccia portato dal vento sulla ghiaia del vialetto che andava alle grotte. Lo lisciai e sulle ginocchia scrissi i primi 3 versi di una poesia senza speranza. Un cane trovato a fiuto il mio nascondiglio dove stavo rannicchiato e infreddolito dietro un albero spoglio mi fregò il muso contro la mano. Mio unico amico, gli dissi. Stette con me fino al crepuscolo improvviso, annusando e raspando. Il mattino di lunedì, pieno di vergogna e di odio, e nel terrore che mi ricadessero sotto gli occhi, distrussi l'articolo e la poesia e ne gettai i pezzi sopra il guardaroba. A Leslie Byrne, nel tram che ci portava in ufficio, dissi, per Dio, avreste dovuto esserci con noi sabato sera. La sera di martedì, vigilia di Natale, andai per tempo, con in tasca una mezza corona presa a prestito, nella saletta interna del vecchio porto, del vecchio pescatore. Jack Steve era solo. La panca delle donne era coperta di carte di giornale. Un mazzo di palloncini pendeva dal lampadario. Salute, buon Natale. E Mr. Protero dov'è? Ora aveva la mano fasciata. Oh, non ha saputo? Si è speso tutti i soldi della colletta. Li aveva portati oltre il ponte, alla delizia del cuore. Non si è lasciata beccare da nessuna delle vecchie. E aveva più di 1 sterlina. Quando si venne a sapere che sua figlia non era morta, ne restava ben poco.
da quelle non osava più farsi vedere. Così si beve fino all'ultimo centesimo e lunedì alla chiusura non restava più niente. Due uomini delle navi bananiere la videro attraversare il ponte e fermarsi a metà, ma non fecero in tempo. Buon Natale! Sul tavolo di marmo abbiamo un paio di scarpe da ginnastica adesso. Quella sera non si vide neppure una delle amiche della vecchia Garbo. Quando, molto tempo dopo, feci leggere questa storia a Mr. Farr, mi disse: «Che confusione hai fatto! Il ragazzo con il fazzoletto ballava al Jersey. Fred Jones cantava al vecchio pescatore, ma non importa. Vieni con me a bere un bicchiere al Nelson questa sera. C'è una ragazza che ti farà vedere dove si è preso un morso dal marinaio. E anche un poliziotto che ha conosciuto Jack Johnson. Una volta o l'altra vi metterò tutti in un libro», risposi. E questo è il termine del racconto. Io con questo ho terminato la mia lettura, spero di avervi incuriosito e anche solleticato un piccolo sorriso. Volevo leggervi una frase di Dylan Thomas per terminare proprio in bellezza, che adesso mi sta sfuggendo qua tra le pagine dalle pagine che non sono pagine del libro, il passaggio tra il libro e, allora un secondo, eccolo, ne ha scritte varie, molto roboanti, molto. Lui si considerava un po' un bardo, un cantore, pur non avendo mai conosciuto la lingua gaelica, aveva respirato quell'aria, in famiglia il padre era un maestro che gli fece conoscere Shakespeare, era una persona colta, e anche se ci sono molti detrattori di lui, le sue poesie sono complesse, sono articolate, possono anche lasciare perplesso, però insomma non si può negare che c'è un lavoro linguistico importante. Di lui Dylan Thomas dice: contengo in me una bestia, un angelo e un pazzo, e la mia ricerca riguarda la loro azione. E la mia difficoltà consiste nel loro soggiogamento e nella loro vittoria, negli abbassamenti e nei sollevamenti. E il mio sforzo è la loro autoespressione. Quindi una bestia, un angelo, un pazzo. Sicuramente la sua vita è stata segnata dall'alcol in maniera molto forte, e pare che addirittura una volta, questo per rimanere sul... Una cameriera gli diede da bere per sbaglio una bottiglietta di profumo e stette male per giorni interi. Era cagionevole di salute, malato di polmonite, e pare che si dice, cioè, alcune versioni dicono che morì insomma in conseguenza di questa polmonite dovuta al fatto di essere alcolizzato, ma pare che gli fecero per sbaglio un'iniezione di morfina che non dovevano fare, e questo gli fu fatale. E questa è la vita di Dylan Thomas, questo personaggio che appunto già ha dato il nome a un personaggio dei fumetti e anche ha ispirato un grande cantastorie, come un grande cantante come Bob Dylan. Con questo io vi lascio questo racconto prenatalizio. Non so se riuscirò fra 15 giorni a fare un'altra trasmissione, ve lo farò sapere tramite le repliche, e per adesso vi saluto, vi abbraccio e spero di avervi interessato. Ciao a tutti, e la parola al grande Ugo.
Ugo? Ugo?